Per un fotografo, ma anche per un creativo, ha ancora senso nel 2020 avere un sito? Ma soprattutto, quanto è difficile farne uno? Cerco di spiegarvi il mio punto di vista e la mia esperienza. E se poi deciderete di farne uno, vi do anche un codice per un bello sconto su Portfolio Box, che è la piattaforma che utilizzo per il mio. Non ve l'aspettavate, vero? Intro. Ciao, sono Ale e benvenuto sul mio canale. Recentemente ho fatto un video in cui davo qualche idea su come superare la quarantena investendo il tempo in qualcosa di utile per chi ha la passione per la fotografia. Tra i vari consigli c'era anche quello di aggiornare il proprio sito, o eventualmente proprio di realizzarne uno. Chiaramente non ho affrontato l'argomento in dettaglio e qualcuno mi ha giustamente chiesto se ha ancora un senso nel 2020 investire tempo, soldi e fatica in un sito quando ci sono già i social network. Vi tranquillizzo subito sul fatto che, non essendo un esperto di marketing, non mi metterò a parlare con termini come brand identity, loyalty management, custom satisfaction, mission o altri termini di questo tipo. Ma torniamo al punto. A meno che tu non abbia preso la decisione un po' bizzarra di ignorare completamente il mondo della rete, dovrai decidere come e dove presentare i tuoi lavori, sia che tu sia un aspirante fotografo, un fotografo professionista, ma anche genericamente un creativo. Confrontando le opzioni, la prima cosa che viene in mente è il costo. Un social network è gratuito, mentre un sito no. Ma limitarsi a questo vuol dire affrontare l'argomento valutando solo un aspetto, senza considerare tutto il resto. Ad esempio, i social hanno un design limitato. Fatta eccezione per la scelta della foto profilo e pochissimo altro, le pagine social hanno sempre lo stesso layout e non sono personalizzabili. Al contrario, in un sito possiamo controllare ogni suo aspetto e contenuto, consentendo una personalizzazione molto più ampia di un profilo social, il che vuol dire che abbiamo la massima libertà su come presentare i nostri contenuti, utilizzando il layout grafico che meglio si adatta al nostro tipo di lavoro. Per me è un aspetto molto importante quello di poter presentare i propri contenuti con un'impostazione flessibile al 100%, per poter mostrare bene chi siamo, come lavoriamo, insomma, la nostra identità. Consideriamo anche che i social cambiano layout grafico regolarmente, magari per aggiunta di nuove funzionalità, e questo limita ancora di più il controllo che abbiamo su come presentare i nostri contenuti. Oltretutto, lo so che molti storceranno il naso, ma che ci piacciono o no, la realtà è questa. Con un sito riusciremo a mostrare il nostro lavoro in maniera più professionale e ad essere percepiti in maniera più seria. Altrimenti, se neanche noi abbiamo deciso di fare un investimento per mostrare il nostro lavoro, dimostriamo di essere i primi a non credere in noi stessi. Questa è una cosa che mi è capitata spesso per quanto riguarda ad esempio il portfolio, non solo in ambito fotografico. Quando ad esempio mi è stato chiesto di visionare un portfolio, a volte mi sono stati presentati dei portfolio seriamente indegni, ma indegni, ma qualcosa di stampato sulla carta del pane, robe veramente vergognose. Allora, non facciamo una bella figura in questo caso. Dobbiamo dimostrare anche da queste cose che noi riteniamo il nostro lavoro importante. Un quadro che fa schifo non diventa bello perché è una bella cornice, ma una bella cornice comunque dimostra quanto noi consideriamo quel quadro, quantomeno quanto lo consideriamo importante. Ritornando però all'argomento sito, nel nostro sito non solo saremo in grado di decidere come, ma anche cosa mostrare. Non saremo soggetti a nessuna censura. Un social network può, se lo ritiene opportuno, oscurare un post, magari sulla base delle segnalazioni degli utenti. Ci sono stati casi clamorosi di opere d'arte che sono state censurate, dalle foto della Sirenetta di Copenaghen ai dipinti di Rubens. Ad esempio, ci sono stati diversi movimenti di artisti che hanno cercato comunque di mettere all'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche di chi gestisce i social network, che è assurdo censurare un'opera d'arte. Provate, magari se siete curiosi, a digitare hashtag We the Nipple, così vi farete un'idea. Ecco, è arrivato il momento importantissimo di iscriversi al canale e di cliccare like. Forza! E dai, coraggio! Non essere timido, clicca like.
Un social network, in alcuni casi, può sospendere o cancellare un profilo senza alcun preavviso e senza nessuna motivazione, privando l'utente della presenza digitale costruita magari in anni di pubblicazione. Il concetto è che stiamo pubblicando, per dirla semplice, in casa di altri. Nel caso di Facebook o di Instagram, lo stiamo facendo nella casa di Mark Zuckerberg. Ed è lui che detta legge, stabilendo cosa può e cosa non può essere pubblicato, chi vede cosa e quanto ti costa mostrare i tuoi contenuti alle persone. Se vogliamo vedere qualcosa di recente, per esempio c'è questa bellissima serie di scatti che si chiama Venus di Romina Ressia, che è stata premiata al Sony World Photographic Awards. Qui la fotografa, partendo dalla Venere di Botticelli, indaga il rapporto tra nudità e censura nell'arte e nei social network. Il link ve lo lascio in descrizione. Dobbiamo anche aggiungere che manca il controllo sui contenuti. Possiamo controllare i nostri post, ma non quelli che appaiono sopra, sotto, a fianco. Il rischio, se siamo dei professionisti, è che accanto ai nostri post appaiono le pubblicità dei nostri concorrenti, che è un po' come darsi una martellata sui piedi da soli. Cioè, dare il link ai nostri lavori, se siamo per esempio fotografo matrimonialista, e mentre il nostro potenziale cliente sta sfogliando le nostre foto e contemporaneamente vede la pubblicità del nostro concorrente, magari non è proprio il massimo. Comunque, sempre rimanendo in ambito professionale, un vantaggio di un sito è che può avere una sezione privata dedicata alla clientela, dove mostrare o far scaricare sessioni fotografiche o qualsiasi lavoro non vuoi che venga reso pubblico, cosa che ovviamente con un social non è possibile fare. Un altro aspetto da considerare come motivo per avere un sito personale è la presenza di un blog. Se abbiamo voglia di comunicare il nostro lavoro o chi siamo attraverso questa scelta, abbiamo sicuramente più opzioni e flessibilità rispetto ad un semplice post su un social, il che permette anche la condivisione dei nostri contenuti, perché non so voi, ma io nei vari portali ho sempre visto link ad articoli su blog e mai ad un post su un social. Oltretutto, capisco che magari alla generazione millennial possa sembrare veramente assurdo, ma ci sono anche persone che non posseggono un profilo social. Anche se la notizia per qualcuno di voi può aver fermato la digestione, vi garantisco che è così. In questo caso, non avendo un profilo, non sono in grado di interagire con noi. Quindi un sito dà la garanzia di raggiungere tutti, ma veramente tutti. Insomma, ho esposto il mio punto di vista su alcuni di quelli che possono essere i vantaggi nel realizzare un sito e non limitarsi esclusivamente alla presenza sui social. Daremo un'immagine più seria di noi e del nostro lavoro, avremo la completa facoltà di scegliere un aspetto grafico che ci rappresenti nel modo ideale, avremo completa libertà su cosa pubblicare, nessuna immagine della concorrenza a competere con i nostri potenziali clienti, avremo la possibilità di informare su di noi e sul nostro lavoro in maniera migliore e più completa rispetto ad un post su un social. Adesso, non è che voglio concludere dicendo di disconnettersi dai social e puntare tutto su un sito, ma credo che una buona strategia, se cercate di ottenere visibilità online, sia quella che passa anche dalla realizzazione di un sito. Ok, adesso rimangono da affrontare gli ultimi due aspetti, il costo e la difficoltà. Per il primo vi do una bella notizia. Mi sono messo in contatto con Portfolio Box, che mi ha dato la possibilità di offrire uno sconto del 20% con un codice sconto. Vi basta inserirlo nell'iscrizione e il primo anno avrete il sito con il 20% di sconto. Contenti? Non vi basta? Ma che deve fare uno per rendervi contenti? Comunque, il codice è nella descrizione. Adesso, quanto è difficile? In realtà, poco, davvero poco. Ci sono delle piattaforme come Portfolio Box, appunto, che sono fatte apposta per essere usate da chiunque e vi assicuro che in una mezz'oretta, a patto di avere già pronte le foto e i testi, potete mettere online il vostro sito senza dover sbattere la testa contro lo spigolo della parete. Chiaramente, essendo una soluzione dedicata al fai da te, non raggiunge la possibilità di personalizzazione che possiamo avere assumendo un grafico e a cui possiamo far modificare ogni singolo aspetto. Ma i costi per la realizzazione di un sito ad hoc si aggirano su cifre che non si avvicinano neanche lontanamente ad un anno di Portfolio Box. Ma per niente proprio. Spero che questo video ti possa essere stato utile a prendere una decisione se ti conviene o meno realizzare un sito. Se pensi di sì, hai anche uno sconto. Io per esempio mi caccio lo sconto, ma che ci sto pensando? No, ma che ci sto pensando? Io non ce l'ho lo sconto. Vabbè, alla prossima. Per un fotografo, ma anche per un creativo.
Se volete il link, ve lo posso dettare: http://www.worldphoto.org/sony/world/barra/photography/awards/winners/galleries/2020/professional/argentina/romina/ressia/venus.